Un padre di famiglia era proba da sviare, la pandera la ghingia, la merda da sparare. Viveva una casetta abbandonata chissà chi, a chi era la moglie, gli di uffimarsi, dal bras salù da bas, gli di chiamare al mari, per cosa l'amprare, per come confessionare. Prima fai un altar, tu di chiamare la mesa. Per cosa che sta a casa, non ha avuto un'iglesia. Un'ora per campana, ma noi a rese d'ira, e sammi la picchetta dell'acqua bena ira. Un bastone di rantantera, della fuma di creu, cosa che da bas diventa casa di Dio. Lai la lai la lai 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 lai
Pilo Sagrastan. Io ho conosciuto Pino Piras quando ero veramente molto piccolo, avevo avuto 8-9 anni e l'ho conosciuto in una circostanza abbastanza casuale, nel senso che frequentando molto il locale di mio zio, il Tro, suonavo la chitarra e proprio in quel momento che è arrivato lui suonavo un suo pezzo, che era la Falsa Iglesia. Era un pezzo che avevo sentito nei nastri che mio padre aveva a casa, quando ancora si usavano i nastri, le musicassette. Il mio ricordo di infanzia, che è naturalmente diverso da quello di adesso, è di un cantautore del quale si poteva imparare facilmente le canzoni e dei testi simpatici. Sono a propria minoretta, io sono alla sfortunata. La mia casa è sarnara, pecco c'è solo nia. E cara viaggio son 4 chilometri, 4 chilometri da mezza negra, 4 chilometri da mezza città, che m'ha toccata bagnà. E cara viaggio son 4 chilometri, 4 chilometri da mezza negra, 4 chilometri da mezza città, che m'ha toccata bagnà. Senza mai. Chi ha una famiglia algherese può capire. Perché veramente si aprono nella testa un sacco di ricordi. Poi io ho avuto la fortuna di crescere ancora in un curral, c'erano i bagni fuori, c'era la picchetta dove si lavava la roba, no? E quindi rievocava nella mente tutte queste cose qua. Poi nel crescere invece si sente una forte ideologia, anche un richiamo politico, a volte scanzonato, ma con forti riferimenti a una realtà algherese veramente inquietante a livello politico. Pino Piras per me è come una gran mancanza. És a dir, no només el trobo a faltar, però és que el trobo a faltar sense haver-lo conegut personalment. Pino Piras escriu una cançó, ell és un compositor molt jove, i aconsegueix que els vells i els grans s'apassionin i s'emocionin i aprenguin la composició que fa el jove. Normalment la transmissió i el que és cultura popular té un procés a l'inversa. Els vells expliquen als joves, els joves expliquen als seus fills i així la cadena continua. Però en aquest cas ha estat al revés i és en aquest punt on considero la cosa doncs, com una cosa més especial i quasi màgica. Questo secondo me è un ricordo da piccolo che lui aveva, infatti dice la banda musicale, uno vede che è molto verdiana come tipo di espressione, questo può fare in mille maniere perché è una melodia struggente, bella, no? Cioè la puoi cambiare, ecco questo aveva Pino, le sentiva le cose, le sentiva e le faceva proprio. Mi sono conosciuto 35 anni fa, andavano a attaccare manifesti insieme la notte per una campagna elettorale. Però viene lui che la mira su Pepino per le canzoni o per l'opera di Pino suonare per ciò, suonare sempre me. Allora mi ha regalato due scascette e degli cada notte mi ascolta.
ogni notte. La fila nostra è un sogno di te, mi schivo il cuore, mi schivo il qui, lo che sa vero non è realtà, vivante un po' si è verità. Lo che sa vero non è realtà, vivante un po' si è verità. L'idea di per la Plaza del Pino, di dedicare una plaza, è snara a spontanea. Infatti, prepara le sfuzze di un film per la manata filmata aos Algarisos. E sono usciti in casa e da manata una firma per Pino Piras. Ma sono abbigliati l'ego che non volevano posare la firma, ma volevano il full tutti per portare in casa e per filmare tutti. Per cosa tutti sono stati entusiasti di che cosa, di che idea, di mi ringraziavano. E leggo a Maltenza, andando in giro, e coinvolti gli amici miei, che mi hanno dato una mano, e la gente mi fermava egli, mi domandava se teneva sfuzzi per filmare. Non era mesi io che domandava egli, ma egli domandava a me per filmare. Io faccio parte di una compagnia algarese che si chiama Compagnia Teatro d'Inverno. Nosotros avevamo fatto sempre a prosa, però qualche anno fa, de once, mezzo manco, avevamo cominciato a fare anche commedias in algarese. I commedias di Pino Piras, in collaborazione con altre compagnie. La compagnia teatro algarese, ma Mario Mulas e anche con altri interpreti. Vieni al costato di me, Enrico Consadio. Perre. Ama Enrico Perre, ama Rosanna Ciampelli. Mario però è lo mes bravo di tutti, ciò lo tengo di dire. I Rosangia! Ancora! Cantavan! Viva, viva, viva San Pera, bravo San Pera, la sei me caccia! Cacci, cacci, cacci San Pera, la che c'è che l'ora che andrà! Viva, viva, viva San Pera, bravo San Pera, la sei me caccia! Cacci, cacci, cacci San Pera, la che c'è che l'ora che andrà! La camisa sei trasparenta, che non accavi la peglia juventa, a che già aperta velutara, maracuà. Ad abbonde la ferra rurona, la cinchetta de storia paona, la cinchetta de spirito. Io voglio bene a tutti i figli che sono i figli miei, però come si dice quella, il primogenito Dio me l'ha lasciato poco, io lo volevo. Non volevo, no, non dico, ma anche per, non lo so, io ho 87 anni faccio, però mio figlio, quando se n'è andato, quando avevo 45 anni, 48, troppo poco.